Ciao! Ciao da Enrico ed Elisa. Di professione? Professione cacciatori di cose belle e oggi cacciatori anche di cose buone. Con la missione di? Di far scoprire sempre cose belle. Le piccole cose. Sì, che sono poi le cose più importanti della vita. Tramite? Noi lo facciamo tramite il viaggio. Che brava! Che brava! Eccoci qua. Allora, un po' di racconti, un po' di raccontiamo storia, un po' la storia di Guido Bobbio. Non è una cioccolateria antica, no. E non ha una storia proprio lunga e famosa come tante altre scuole del cioccolato a Torino, ma anche se è aperto solo nel 1980, sì, se non mi sbaglio. Sì, dal 1980 inizia dalla sua storia. Da quel momento c'è da dire che si è affermata, esatto, nel panorama delle cioccolaterie torinesi. E non solo, anche nel mondo. Anche nel mondo, veramente ha avuto un'ascesa rapidissima perché ogni anno ha vinto dei premi, dei riconoscimenti importanti anche a livello mondiale. Uno dei premi che ha vinto è per la pralina all'olio d'oliva e al sale nel 2008. Poi lì a seguire ogni anno ha vinto sempre qualcosa, dei riconoscimenti. Per il Gianduiotto, poi hanno fatto il Turinotto, quello più piccolino, più avanti negli anni. E tra l'altro questo cioccolato è anche quello che viene utilizzato dagli astronauti nelle missioni spaziali. Le missioni spaziali. Italia, quelle di Nespoli. Dell'ESA, se non mi sbaglio. Mi sembra European sì. Space Agency. Sì. Quindi questo qua, questo cioccolato non lo mangiamo solo noi, ma lo mangiano anche in cielo, lassù. Verso l'infinito e oltre va Gobino. E quindi niente, esatto, verso l'infinito e oltre va Gobino col suo gianduiottino e cremier. Sì. Di Torino. A prendere il cremino, il cioccolatino, la pralina, tutte cose. Pralino. E vai, vai Eli. Allora, noi abbiamo studiato un pochino. Sapevamo che c'è la famosa pralina al sale. La pralina in realtà è un cremino, ed è questo che vedete qui, sia nel formato. Il cremino al sale, giusto? Sì. Oppure incartato, che è questo qui. Perfetto. Ed è una pasta gianduia, come potete vedere, con la granella di nocciola e all'interno olio d'oliva e, sì, e sale. Che ha vinto un premio, mi pare. Questo ha vinto nel 2008 il premio come miglior pralina nel mondo all'Accademia del Cioccolato di Londra. Spettacolo. Allora, prendiamo quelle. Quante ne prendiamo? Prendiamo una ciascuna. Poi, qualcosa di tipico vostro. Tipico dell'azienda è sicuramente il cioccolato gianduia in ogni sua forma. In particolar modo il Turinotto, che è stato inventato da signor Bobbio, però ha diviso un gianduiotto formato grande. Ok. Perfetto. Questo è il formato da 10 grammi del gianduiotto, questo è il nostro Turinotto. Ha fatto il Turinotto, che è quello piccolino. Più piccolino. Esatto. Okay. Abbiamo quattro varianti che potete vedere qui nella scatola. Il tradizionale, quindi l'arancione, tutto quello che è arancione, il nostro colore, è il tradizionale. Sì. L'antica ricetta senza il latte, senza il latte con più nocciola, senza il latte con più cacao. Facciamo uno per tipo. Ok, uno per tipo. Tutto colorato. Che bello. Nell'Accademia del Cioccolato di Torino. Di Londra in realtà. Ma più o meno tutti i nostri cioccolatini periodicamente vincono dei premi. Questo sicuramente è il più clamoroso e la ricetta più particolare. Contenta? Contentissima. Che bello. La nostra cioccolata al latte. Oh, grazie. E la nostra cioccolata fatta. Grazie mille, guardate. Grazie a voi. Ci hanno offerto pure la cioccolata. Cin. Facciamo cin.
C'è gianduione pure. Qua se mangi un gianduiotto e non ti basta. Spazi al gianduione. Guarda che carini quelli che abbiamo preso noi. Le palline assortiti. E tu all together o ti avete spugni in my bag. Voilà. Voilà, adesso fa Elisa fa l'unboxing. Unboxing, guardate che carina questa bustina. Arancione bianca, molto molto carina. Ti fa vedere anche gli indirizzi delle botteghe. C'è a Torino, qua dove siamo venuti noi, in via Lagrange, in Corso Vittorio, a Milano in due posti, via Corso Garibaldi, Corso Magenta, e all'aeroporto Sandro Pertini di Torino a Caselle. E adesso vediamo l'assaggio. Prima l'unboxing, ovviamente. Che dispiace quasi romperlo perché è così carina questa cosa. Fatta anche con tanto amore, bisogna davvero dire che la commessa e la gente del, appunto, gli altri commessi del locale erano davvero tutti benissimo, molto gentili. Allora, e noi adesso li assaggiamo tutti uno per uno e poi gustarci la cioccolata calda in due tipi, fondente e al latte. Fondente e al latte che ci hanno offerto gentilmente, e tutto questo lo stiamo gustando lontani dalla folla, lontani dal caos. Siamo sui gradini di una chiesa che in questo momento è chiusa, tra parentesi una delle più belle di Torino, ovvero quella di Filippo Neri, se sì, non sbaglio. Tra l'altro in questo momento è chiusa, quindi non stiamo neanche disturbando nessuno, ci godiamo qua la pace sui gradini tranquilli, semplicità. Ci gustiamo la cioccolata. È sempre dalla nostra parte. Sì, sui gradini, eccoci. Fatto qua. L'unboxing del gianduiotto classico. Sa di gianduiotto. Fin qua, non fa una piega. Proprio un gianduiotto pieno. Pienotto? Pienotto. Ma pure rima. Un gianduiotto. Ah. Con tutti i gianduiotti che abbiamo mangiato oggi, questo è uno dei migliori. Poi, sicuramente il Turinot, numero 10 sarà una, diciamo, di scelta speciale. Sì. Quindi sarà limited edition, diciamo così. Questo ha meno cioccolato al latte, penso, meno zucchero ed è strabuono. Davvero lo sto pensando di brutto. Poi piccolino, si fa mangiare. Tu di notte con l'arancione. Poi siamo salendo il gianduiotto classico, quello che ho mangiato prima. Come quello grosso? Come quello grosso. E sempre per una parte di latte, quindi? Sì, è buonissimo. Buonissimo. Quindi quello più piccolo, grigio, il numero 10, finora è quello più particolare. Esatto, quello più particolare, ti dico la verità, anche quello mi è piaciuto di più, probabilmente perché a me non è tutto. Sta per arrivare il momento clou. La chicca. La chicca è, la vediamo meglio da vicino. Ok. È davvero, davvero buono. Ed era pralina al olio d'oliva e sale. Devi dirci se secondo te può essere davvero la pralina più buona del mondo. Cacchio sì. Anche perché è strano. Davvero il contrasto salato. Si sente il sale? Poco, giusto. Ma che ti fa assaporare forse di più ancora il cioccolato. Interessante. E senti anche proprio lieve. L'olio? L'olio d'oliva, ma proprio lievissimo. È davvero da provare. Davvero ottimo. Soddisfatto quindi anche qua? Soddisfattissimo. Oggi proprio giornata. Allora, passiamo al denaro. Al denaro. Che è una cosa che so che a molti che di voi tutti, interessa. A tutti preme. Va bene, la qualità come avete visto oggi, siamo andati nei posti comunque tipici, ma comunque migliori. Quindi
la qualità si paga e il prezzo per 50 grammi è ben preso. Abbiamo preso 50 grammi circa di cioccolatini, gianduiotti. Gianduiotti che sono venuti fuori 6. Sì, tipo, più o meno. Una spesa di 3,50 euro circa. Cioè, si può dire un po', non molto, chi lo sa, però... Diciamo in linea con gli altri posti in cui abbiamo visto i gianduiotti, i cioccolatini. Esatto. Più o meno la cifra si aggira alla fine questo. Si aggira su quello. Però, voto 10 più. Sì. Complimenti. Complimenti davvero. Anche al fatto che è una realtà nuova e quindi bisogna apprezzare anche non solo i posti storici con una tradizione, esatto, secolare, ma anche le nuove realtà che sono affermate. E soprattutto di qualità. Esatto, con tanto impegno stanno regalando grandi cose per i nostri palati. E soprattutto grandi soddisfazioni a livello italiano e sì, a livello torinese. Innanzitutto dove siamo e cosa stai per mangiare? Adesso siamo vicino a piazza... no, siamo in piazza CLN, in centro Torino, ed eravamo, perché fino a poco fa, abbiamo preso il famosissimo zabaglione, o anche lo zaba. Lo zaba. C'è un bel simbolo dell'ovetto, proprio qui, e lui si è fatto mettere la panna sopra perché, esatto, non era abbastanza ciccioso, altrimenti... già che uno sgarra, sgarra non bene. Non sgarro mai, sgarro bene almeno quella volta che sgarro. Comunque, siamo da Alberto Marchetti, che purtroppo era strapieno, c'è un sacco di coda e quindi non abbiamo, proprio la possibilità, là, non abbiamo avuto la possibilità di fare il video interno con qualche spiegazione o qualche delucidazione sul tutto. E niente, vi facciamo vedere noi l'assaggio da qua e di cosa è fatto. Lo zabaglione è una cremina fatta con le uova, la collaborazione con la Fantolino, perché le uova sono le loro, ed è una cosa che è stata inventata a Pecetto, sempre in provincia di Torino. Ed è strabuono, un po' zuccherato, bello dolce. C'è anche la panna, comunque considera quello. È caldo, col contrasto del freddo della panna. Però se sei lì comunque c'hai. Strabuono, Eli. Buono, buono. Complimenti. Facciamolo vedere più da vicino. Vedete il bel giallo dell'uovo e il bianco della panna. Gnam. Mm. Promosso quindi lo zabaglione. E poi anche un po', sa anche un po' di alcol. Tra l'altro, se non mi sbaglio, lo zabaglione è fatto anche con... c'è un po' il liquore, il vino, sì, liquoroso. Sì, del liquore. Sì. Allora, altra cosa da dire, ci sono tante leggende legate allo zabaglione. Alcuni sostengono che sia nato a Napoli, altri a Venezia, altri sostengono che sia nato a Reggio Emilia, ma altri sostengono invece che sia nato proprio qua a Torino. A Pecetto? Sì, quello di Marchetti è stato fatto a Pecetto, però si dice che proprio l'origine vera e propria sia torinese, nasce da San Bailon, che è il santo che poi è diventato il protettore di tutti i cuochi e i pasticceri del mondo da quel momento, e nel 500 le donne che avevano magari dei problemini con i loro mariti si rivolgevano a lui per farsi prescrivere questa bevanda che era considerata afrodisiaca. E quindi lui è diventato... Mamma mia, come ha studiato. Questa leggenda si è poi diffusa da Torino all'Italia e al resto d'Europa. Noi allora ne bevo ancora un'altra. Bevi ancora un po'. No, ma a me non serve con patatine. Ne bevo un po' pure io. Quanto costa prendere uno zabaglione o uno zabà da Marchetti da passeggio? Esattamente 4 euro. 3,50 euro lo zabaglione e 50 centesimi. 3,50 lo zabaglione e 50 centesimi. L'aggiunta di panna, come ha fatto lui.
considerando che è nella piazza principale, è una delle piazze principali di Torino. Sì, nel pieno centro, vicino a via ci Roma. Sta. E poi anche per uno spuntino, un merendino, ci sta, dai. Un merendino. Merendino con lo zabaglioncino. Con le uova di Fantolino. Brava! Sì, sono le loro che uova. Che brava! Si è anche accesa la luce, ci siamo baciati. Sì, adesso si è accesa la luce. La luce quando abbiamo finito di riprendere. Eh sì, guarda. Le tentano tutte pur di sabotarci. Ma noi non ci facciamo sabotare da niente, da nessuno. Niente, nessuno. Per nessun motivo al mondo. Andiamo in Elisa, per buon auspicio, a pestare le pallette del toro, le pesta anche bene. Pestate. Le pesto anch'io. Brava signora. Questo anch'io, perfetto. Tu stai spegnendo una sigaretta. Ditemi che cosa volete. Che bello, guarda, ci fa fare pure il video nella sua postazione da lavoro. Ci fai la pizza migliore che sai fare, quella che ti piace di più, è tipica di qua. Allora, per me la migliore, per capire un attimino come la pizza, perché devi anche capire un attimino come l'impasto, io ti faccio una semplice margherita. Sì. Che secondo me è quella migliore, perché capisci veramente come la pizza. Allora prendiamo una margherita. Ho evitato l'impasto. È bella, proprio il classico padellino. Da quanti anni è che fai la pizza al padellino? Noi siamo stati 5 anni a Casal Borgone. E poi siamo venuti qua è da 2 anni che siamo qua, 1 anno e mezzo. Perfetto. E con un po' di difficoltà, perché abbiamo avuto l'impalcatura, poi il Covid, tra tutte le cose, e adesso iniziamo a farci conoscere. Però hai la miglior recensione di Torino. Siamo ancora giovani. E poi vi faccio, che per me è la migliore, io me la mangio sempre così, un po' di cipolle. Oh, salamino. Pensa a te. Adesso dovete vieni. Mettere nel forno. Ti faccio vedere. Questa qua è la nostra farinata. Wow. Zucchine e cipolle. Spettacolo. E adesso devi aspettare. Adesso aspettiamo. Guardate, per il passeggio facciamo le pizze al tegamino da passeggio, che sono più piccole. Pensa a te. Una margherita 2 euro. Spettacolo. La mini margherita. Facciamo di nuovo anche noi la passeggiata con la mini pizzetta. La nostra pizza da passeggio. La pizza da passeggio. Che bello. Senti come fa. Volete le taglio? Sì, grazie. Sì, grazie mille. Guarda che bello. Guarda che belle. Come faccio a colare la pizza? Wow. Troppo belle. Complimenti. Grazie ragazzi. Vediamo l'ora di mangiarla. Fateci sapere. Sì, sì. Chiudo. Ora qua. Qua Elisa incomincia a fare l'unboxing. Sì, l'unboxing della pizza al tegamino, che è una pizza tipica di Torino e del Piemonte. Io ho aperto come prima cosa quella margherita che ci è stata consigliata dal ragazzo della pizzeria Il Tegamino. E comunque incominciare sempre con una pizza base, almeno vai a capire bene la qualità della pizza. Una vera pizza
è quella margherita. Se un pizzaiolo sa fare bene la pizza margherita, saprà fare bene anche tutte le altre con gli altri ingredienti sopra. Esatto. Quindi ora vediamo. Noi da sempliciotti la stiamo mangiando in macchina. Sì. A noi ci piace sempliciare. Assaggio questa pizza che, devo dire, si presenta come aspetto molto molto bella. Fai vedere. Ah, ero già pronta ad adattarla. Agli spettatori. È una pizza più piccola di quella normale. Sensazioni. Consistenza mi piace un sacco. Io adoro la pizza al padellino, l'avevo già assaggiata, non è la prima volta. Mi piace un sacco perché è più piccina di quella normale ed è un po' più morbida. Sembra un po' la pizza, quella che compri dal panettiere. Esatto, la focaccia, la pizza focaccia, bravissima. È un mix tra pizza e focaccia perché è fatta come una pizza normale, però è morbidosa e soffice come la pizza che vendi, che compri dalle panettiere. Soffice, tipo le focacce. È brava. Questa in particolare è davvero buona. Guarda come se la mangia in un boccone solo. Un lupo. Come se oggi non gli avessi dato da mangiare a sufficienza. Quindi complimenti a questo posto. Super suggerito, super consigliato. Voto 10. Adesso proviamo anche l'altra. Ed ecco l'altra. Questa tanta roba. Questa come ingredienti non proprio piemontese, però non vedo l'ora di assaggiarla. Comunque è buonissima perché c'è quel dolce della cipolla caramellata e quel giusto un po' piccantino della spianata che si mixano insieme. È una bomba. Poi ovviamente ci stanno benissimo le olive sopra. Quindi promossa anche questa? Mm-hmm. Promossa, 10 in pagella. Ed eccoci qua, illuminati dal blu. Sembriamo dei piccoli avatar. Del Monte dei Cappuccini. Concludiamo così la nostra giornata intensa, super piena, riempita super alla grande di cose, una più bella dell'altra, una a raffica, una dopo l'altra. Una dopo l'altra. Abbiamo iniziato con il bicerin, abbiamo finito con la pizza al padellino. Torino ci ha regalato davvero tanto, 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 tanto più tanto, di quanto tanto ci aspettassimo, perché ha superato ogni aspettativa. E poi il girare per trovare questi posti ti fa comunque girare e guardare Torino proprio con altri occhi, anche se l'hai già visitata come noi, ovviamente, perché comunque siamo qua vicino. Sì, siamo cresciuti qua, quindi l'abbiamo già vista. Però oggi, facendo tutto questo giro dal itinerante, mattino, perché dal comunque mattino, dal mattino stamattina presto, per vedere cose comunque che tra virgolette sapevamo per certi versi, ma per certi versi non avevamo mai davvero approfondito e voluto approfondire come oggi, e abbiamo davvero imparato un sacco di cose. Sì, quindi da questa bellissima giornata di degustazione ci portiamo a casa, a parte dei bellissimi ricordi, anche un bel insegnamento, nel senso che bisogna sempre apprezzare le piccole cose, questo cerchiamo di dirlo sempre, ma esatto, anche le piccole cose che abbiamo proprio sotto i nostri occhi, perché spesso esatto camminiamo per le città distratti, senza soffermarci sui dettagli, sulle cose belle che ci circondano, e fidatevi, il mondo è pieno di cose belle, sta solo a noi cercarle e guardarle con gli occhi giusti. Con gli occhi giusti e apprezzarle e essere grati per quelle. Sì. Allora, poi pizza al tegamino, fantastica. Quanto abbiamo speso? Abbiamo speso, ok, noi abbiamo lo scontino, abbiamo speso 10 euro, ci ha fatto un periodo di sconto. Teoricamente la pizza margherita ho visto che costava 5 euro, quella farcita sui 7, quindi ci ha fatto un pochino di sconto, 2 euro ma di sconto. Comunque consigliatissimo, pizza al tegamino, il tegamino di Torino, giusto? Sì. E in via Cesare Balbo in centro, ve lo consigliamo vivamente.
sia per il personale e ovviamente per la pizza. Sì, che abbiamo sbranato in macchina. Dopo una giornata esatto. di assaggi non avevamo tanta fame, ad essere sinceri. Abbiamo sbranato la pizza. Pensavamo di avanzarla per un attimo, però poi abbiamo assaggiato la prima fetta e, ci ha fatto venire ancora più fame. Siamo arrivati all'ultimo senza accorgercene. Ci ha fatto venire di nuovo fame, perché sì. non avevamo fame. Quindi ora di nuovo bicerin, adesso? No, basta. Basta, prossima volta. Ma vi siete iscritti al canale? Perché se non vi siete iscritti, dai, fate. Mi raccomando. Cosa costa? Fai un click. Attivate la campanella e iscrivetevi al canale per sempre nuovi contenuti. E sempre nuove classifiche e sempre cose nuove e particolari. Sì.